Ciao a tutti, oggi vi mostro come recuperare un qualsiasi multirotore in distanza quando non sappiamo in che direzione è la prua, quindi diciamo è uscito dal VLOS e quando gli automatismi non funzionano, quindi abbiamo il GPS o il barometro, il compass in avaria. Utilizzando solamente accelerometri e giroscopi vi dimostrerò che non è assolutamente complicato comprendere come è messa la prua opposta, cioè diciamo in direzione al pilota, con un semplice movimento degli stick, movimento di alettoni e di deriva. Per fare questa prova ho staccato il LED dalla PIXOF, quindi non avremo nessun riferimento, poiché non abbiamo i bracci colorati che ci indicano qual è la prua, quindi anche se uno conosce la macchina, fa fatica a distinguere in distanza come messa. Già se mi allontano e ve la giro un attimo, sono sicuro che non capite dov'è lo yaw, quindi dov'è la prua in direzione opposta. Bene, decolliamo. Sta per piovere, quindi è meglio che ci sbrighiamo. Armo. Decollo. Sono in modalità stabilizzata, quindi non ho nessun tipo di automatismo inserito, tranne il self level. Non sono in acqua, è in self level. Bene, ora per comodità, per farvi vedere inizialmente in maniera semplice com'è questa tecnica, lo metto in position hold. Quindi la macchina si ferma. Ora, questa è la tecnica ed è molto semplice. Si tratta di dare un comando di alettoni unito a un comando di direzionale dalla stessa parte e valutare quello che fa la macchina. Ve lo faccio vedere da vicino. Comando di alettoni destra, leggero perché la macchina è vicina a noi, quindi basta un piccolo spostamento. Unito a un comando di direzionale a destra, la macchina inizia a ruotare. Quando la macchina si sposta, inizia a spostarsi verso destra, cioè ora, lascio i comandi. A questo punto, dando cabra, sono praticamente certo che la prua è in direzione opposta. Ecco che viene verso di noi. Ci allontaniamo un po', lo rifacciamo un pochino più da lontano. Ecco qua. Sono sempre in position hold. Lo alzo un po', siamo veramente bassi, ecco così c'è la nuvoletta, si vede bene. Lo ruoto. Direzionale, mi giro verso di voi, la dimostrazione che io non so assolutamente come è messa la prua. Adesso l'ho fermato. Ora comando di alettoni a destra, ma potete darlo anche a sinistra. L'importante è unire il direzionale nella stessa direzione che scegliamo. Io per comodità e convenzione vado verso destra, quindi alettoni a destra, unito a yaw a destra. La macchina ha iniziato a spostarsi a destra in questo momento, ha fatto diciamo un cerchio, un semicerchio e stava andando a destra in questo momento. L'avete vista? Si è fermata, poi bene, io l'ho stoppato. Ora se tiro indietro lo stick e vedo che va leggermente verso sinistra, vuol dire che non è perfettamente in quella direzione la prua. Lo compenserò con un leggero comando a destra. Quindi cabro, va verso sinistra un po', compenso a destra e porto la macchina vicino. Eccolo qua. Ora che è visuale lo posso raddrizzare. Bene, facciamo la stessa cosa in modalità stabilizzata, quindi senza nessun ausilio di automatismi di posizionamento e di controllo dell'altezza. Lo mandiamo su quella nuvoletta che lo vediamo bene. Bene, ora io lo faccio girare di yaw, ma lo guardo perché lo devo anche mantenere in quota perché si sposterà, perché c'è vento. Bene, lo sto girando di yaw, tutto comando di yaw, lascio. Scivola col vento e inizio a dare alettoni a destra. Unisco il comando deriva, ecco, si è fermato perché c'è il vento, quindi se io do cabra, la macchina dovrebbe essere verso di noi. Non è andata violentemente verso destra perché il vento tendeva a spostarla a sinistra. Ecco che sta arrivando. È perfettamente allineata come in decollo. Il vento l'ha alzato brutalmente, ho le eliche. Giravano pianissimo, però l'ho alzato. Eccoci qua. L'ultima volta da questa parte.
così siamo con il vento, andiamo bello lontano, con il vento circa perpendicolare alla mia posizione, voilà, giro la macchina di Yove, tutto direzionale, guardate, ho dentro tutto direzionale, bene, lascio andare, ora comando di alettoni a destra, unisco direzionale, eccola qua, cabro, do leggermente comando a destra perché l'ho visto andare leggermente verso sinistra, ma sono riuscito a recuperarlo tranquillamente. Atterriamo. Landing complete. Motors disarmed. Bene, spero che questo video vi possa essere utile. Mi raccomando, sempre in occhio, non fidatevi troppo degli automatismi, imparate a governare la macchina in manuale. Il vero pilota sa pilotare la macchina in manuale escludendo tutti gli automatismi, altrimenti a mio parere non può definirsi tale. Ciao a tutti da Marco, alla prossima!